Oggi è il giorno di San Valentino e ci troviamo in una zona della nostra bellissima Liguria meravigliosa. Siamo a Camogli. Camogli è una delle perle della nostra regione, poi oltretutto in una giornata incantevole. E oggi andiamo proprio a inaugurare una mostra dal titolo Amare, il mare dell'arte, l'arte dell'amore. È un po' un gioco di parole, ma avete mai pensato a quali tipi di analogie ci possano essere in questo titolo, tra l'amore, il mare, l'arte? Beh, io ho pensato questo. Cercate di visualizzare la costa della Liguria, tutte le terre, i golfi che abbracciano il mare. È un atto di amore. E così come noi possiamo abbracciare un nostro caro, amore inteso in senso lato, amore per un figlio, amore per il proprio compagno, la compagna, amore per un animale. Quante volte avete abbracciato il vostro cagnolino? Ecco, oggi parleremo di amore, arte e che cosa di più? Il sole. Iniziamo ad osservare queste opere che i nostri artisti propongono in questa mostra così dolce, così sweet. Allora, iniziamo proprio con due personaggi che si stanno abbracciando, che si stanno baciando, simbolo proprio di questa giornata dedicata all'amore. L'artista si chiama Maria Tissone e sono due personaggi con i colori vivaci, che mettono allegria, quasi ti fanno capire quanto è bello un atto d'amore. Vicino a quest'artista troviamo Andrea Langensiapen. Andrea Langensiapen è un artista che con noi lavora già da moltissimo tempo, ma io non smetto mai di innamorarmi delle sue opere, ma non solo questo. Ogni volta che io le guardo trovo sempre qualcosa di diverso, qualche punto che mi dà lo spunto di approfondire proprio la sua pittura. Maria Rosa Vendola è un'artista genovese molto conosciuta, un'artista che oggi ci ha fatto il regalo di presentare due grandi opere che rappresentano il mare. Il mare è proprio da dire questo sconosciuto, il mare che con la sua impetuosità, con la sua forza, ma anche con la sua delicatezza nei momenti in cui è calmo, può rappresentare proprio l'animo umano, come noi possiamo essere in certi momenti della vita. Ecco la seconda opera che rappresenta il mare, sempre di Maria Rosa Vendola. Anche questo è un mare impetuoso, però gestito con delle pennellate, forse più dirette, un po' più astratte quasi, più geometriche, ma raccoglie una carica di energia nella parte centrale che è un'energia che ti entra dentro, è un'energia che si riflette anche nella parte superiore, nel cielo, che fa da cornice a questo grande mare impetuoso. Marika Mai, un'opera che rappresenta sicuramente la tematica, il concept di questa mostra. Qui andiamo nelle profondità del mare e vediamo quello che a volte ci è difficile, se non o con dei documentari alla televisione, oppure chi ha la possibilità e chi è bravo di andare sott'acqua in profondità. Ma mi piace vedere questo chiarore in alto, come se fosse il raggio di sole che illumina la superficie del mare. E sapete che io quando guardo un quadro lo leggo sempre alle mie emozioni. Parlando di profondità del mare, facendo l'analogia con l'amore, bene, qui è veramente andare a fondo e non rimanere mai sulla superficie, non accontentarsi mai di ciò che si vede, ma cercare di capire meglio e di poter sia dare e poi ricevere di più.
Francesco Invernici ha portato delle opere un pochino diverse dal solito, ma voglio leggervi una frase che sottolinea proprio una sua riflessione. Su questa opera, infatti, è scritto: il nostro mare è il riassunto di tanti pezzi di mari che abbiamo vissuto, vita. E in effetti è vero, quanti mari noi conosciamo? Ma passiamo anche nel quadro situato nella parte inferiore, che è sicuramente un emblema alla giornata di San Valentino, a parte questi due cuori che si avvicinano, ma anche la rosa è il simbolo, no? Dell'amore a livello floreale, con uno sfondo di un mare, direi forse più all'alba che al tramonto, proprio come è l'inizio di un amore. Sempre in Vernici ci ha portato tre piccole opere, sempre in plexiglass, quindi sono opere che possono essere inserite in modo estremamente contemporaneo e moderno, hanno una loro propria dinamicità. Beh, Love, perché senza di te mi manca il respiro, e Je t'aime, sono tutti modi per dire alla persona che amiamo, o come si diceva all'inizio, a qualcuno che per noi è importante, io ti amo. Bernard Embacher, anche lui un artista che con noi ha lavorato moltissimo, ha portato queste quattro opere che sono state posizionate come un unico quadro. In realtà possono essere anche vendute sciolte, una ad una, ma una peculiarità di queste opere, oltre alla loro giovinezza, alla loro innocenza, alla loro gestualità cromatica, portano al loro interno degli scritti. Ogni opera ha un piccolo racconto, che almeno in uno siamo coinvolti anche noi di divulgarti. Quindi un grazie a Bernard Embacher. Bene, l'opera di Roux, questo pesce curioso, ben rappresenta la zona dove noi oggi siamo a inaugurare questa mostra. Questo è il paese proprio del pesce. Sapete, Camogli è rinomato proprio, e si vedono ancora sulla spiaggia le barche con questi pescatori che hanno il loro cappellino, il pompon rosso, e cuciono le reti. Bene, questo pesce riprende un po' i colori delle nasse, delle reti, e io oggi non vorrei andare troppo in profondità del messaggio. Lasciamolo vivere una giornata d'amore anche a lui. Magari è curioso e sta cercando la sua amata. Ecco, adesso presentiamo un'opera, una fotografia di Gloria Ferrari. Bene, qui è Disgelo d'amore, questo è il titolo. Difficilmente io dico il titolo delle opere, e voi sapete ormai bene perché, non voglio condizionare chi mi ascolta. Ma in realtà rappresenta esattamente anche il messaggio che Gloria vuole dare. Questo è un cuore di ghiaccio, è vero, ma da questo cuore di ghiaccio qualcosa scaturisce, si sta sciogliendo. Questo scioglimento può diventare, e si può paragonare anche a una lacrima. È un cuore tenuto con una mano, ma in modo estremamente delicato, quasi sembra dire: non farmi male, stai attento. È il momento di Claudia La Ratta, per l'occasione Klimt. Bene, guardando quest'opera sicuramente è immediato l'associazione che noi possiamo fare con il bacio di Klimt. Mi piace come ha sviluppato quest'artista un'opera così famosa, un'opera così conosciuta, che difficilmente ci si può avvicinare e cadere nel banale dell'imitazione. Ecco, è proprio questo, secondo me, il segreto che è riuscita a trasmettere quest'artista. Se voi lo osservate bene, ci sono delle figure femminili
E ci sono anche dei mici, dei gatti. Questo sta proprio a indicare anche un altro tipo di amore, quello che se ne parlava proprio all'inizio, ma molto vicino allo sguardo, alla dolcezza proprio del bacio di Klimt. Molto indovinati anche i colori che lei ha utilizzato e questi inserimenti, questi dettagli che arricchiscono sicuramente l'opera. Leilani, Leilani. Beh, ha portato molte opere che stanno riscuotendo un grande successo qui a Camogli. È da questa mattina, da quando abbiamo aperto le porte, ancora prima dell'inaugurazione, perché sarà fra qualche ora, che le persone passano e si innamorano. Ma cosa sarà la dolcezza dei colori? Se voi osservate le opere di Leilani, vedete volti, corpi, forme, ma sono ingabbiate in città, in costruzioni, quasi come se fossimo, volesse dire che è difficile per ciascuno di noi riuscire ad uscire dal proprio habitat. Io ho usato la parola habitat per indicare non solo una zona specifica fisica, ma è un habitat anche mentale. Quindi questo ci fa capire la difficoltà che ha ciascuno di noi a volte, proprio tornando al titolo e al concept di questa mostra, anche di amare. Purtroppo noi vediamo tutto quello che accade, a volte l'amore diventa non più un sentimento positivo, ma diventa lo strumento per qualcosa di veramente terribile. Ma abbiamo detto all'inizio che noi volevamo mantenere la caratteristica dell'allegria, della scioltezza e della dolcezza. Terminerei con queste due opere, sempre della nostra artista che abbiamo nominato prima, Maria Rosa Vendola. Maria Rosa, oltre a essere una bravissima pittrice, è anche una scultrice. In questo caso abbiamo portato delle sue opere, dei vasi, fatti in un modo... È l'unica lei che utilizza il materiale in questo modo, ne fa un filo lungo con un particolare macchinario e poi come facesse un uncinetto riesce ad ottenere e a fare dei vasi, dei pesci. Ma io vi invito, venite a vedere la mostra, ne vale la pena.